questa sera in piazza Vittorio Veneto la quarta edizione del torneo degli scacchi. Allora, nell'ambito del primo festival dello sport che questa amministrazione ha fortemente voluto e che stasera si conclude con la manifestazione nella piazzetta vicino all'asilo delle suore, diciamo, abbiamo voluto inserire in questo festival anche il torneo di scacchi per bambini e per i grandi, eventualmente se ci saranno le partecipazioni. Un gradito ritorno per Palagiano. Sì, perché il torneo di scacchi in passato se ne sono già fatte altre edizioni in altre manifestazioni, quindi abbiamo voluto riprendere questa bella iniziativa, perché ci sono tanti appassionati e con molto piacere ci sono anche dei ragazzini che vengono seguiti da Nicola Cetera, che è istruttore giovanile qualificato della Federazione Scacchistica Italiana, che cura molto questo aspetto. Ha fatto un corso al circolo tennis per ragazzi, è molto molto seguito. E per dire una cosa importante, diciamo, in alcuni paesi, diciamo, il gioco degli scacchi, come Nicola potrà confermare, lo insegna addirittura nelle scuole, aiuta i ragazzi a sviluppare una mente analitica, di profondità, di ragionamento. È un gioco veramente formativo, è un'occasione per i ragazzi per imparare. Io ricordo tanti anni fa che una grossa società, forse la più grossa società di consulenza aziendale e strategica, la McKinsey, mi contattò perché io ero presidente, fondammo tanti anni fa l'Accademia Scacchistica, e ci chiedevano di segnalare alcuni giovani per lanciare una carriera del top management, diciamo, ragazzi che giocavano a scacchi ed erano, diciamo, avevano maturato questa esperienza di vita che poteva essere utilizzata addirittura nel management delle grandi aziende. Quindi Nicola, diciamo, dedica molto del suo tempo, è un appassionato, sta facendo questo servizio per la comunità veramente importante. Non so se Nicola vuole dire qualcos'altro oppure. Sì, scacchi quindi non solo sport del fisico, sport come attività motoria, ma anche sport della mente. Quindi gli scacchi permettono uno sviluppo del pensiero, nel divenire del pensiero di un bambino, nell'attività giovanile, quindi nella scuola stessa. Ogni pezzo degli scacchi ha un proprio movimento, quindi il tutto sta nel combinare insieme tutti questi movimenti, nell'individuare quindi lo scopo del gioco, che è quello di catturare il nemico. E cosa differisce, a parte le regole, a livello didattico, il gioco degli scacchi dal gioco della dama? La dama è un gioco più elementare, diciamo, non ha molta complessità. Giocare a scacchi possiamo dire che è uno studio che si articola su vari livelli, da un livello elementare, medio, fino a un livello universitario, per usare un paragone di tipo scolastico. Ci sono scuole di scacchi di tradizione millenaria e studi che, diciamo, richiedono anni e anni di applicazione. È un gioco veramente, veramente complesso, che richiede capacità di ragionamento, profondità di ragionamento, capacità di calcolo, tante caratteristiche che, voglio dire, poi alla fine non è facile conseguire in poco tempo. Ben diverso nella dama, la dama si esaurisce in poco tempo, poche mosse, diciamo, è molto molto più semplice la dama.